questa no, leggo, leggo. No, 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 mi piace. Questa è bella e a me piace, però adesso faccio la serie, giuro. Sogni la legge islamica in Italia? No. No. Sogni è una parola un po'... La sogno dentro di me. Non sento crescere nessun desiderio di islamizzare l'Italia. Secondo me la Costituzione italiana è perfetta. La Sharia deve essere applicata in una società musulmana. Quando si parla di Sharia islamica, si pensa che l'indomani tutte velate, uomini con la barba, cattivi. Assolutamente non è niente di tutto questo. È un rigore mentale, è un modo di pensare. L'unica cosa che sogno veramente è che la nostra religione venga riconosciuta in Italia. Deve essere garantito il nostro diritto di svolgere quello che la nostra fede ci insegna. E per favore, una moschea a Milano ci può stare. Magari anche a Borgo Silvia, piccolo però. Andiamo avanti? Ho preso due. Obbligheresti tua figlia a mettere il velo? Assolutamente no. Non obbligherei nessuno. Io ho tre figlie. Non ho mai obbligato nessuna di loro a mettere il velo. I genitori hanno il dovere di insegnare la religione, ma ovviamente ognuno ha la libera scelta di come continuare il suo percorso. Quando ero adolescente mi ero innamorata un po' di come viene descritto il velo nella nostra religione. È arrivato un momento in cui ho deciso da sola di indossare il velo. Esalta la parte culturale, intellettuale della donna e questa cosa mi sembrava così tanto poetica che io ho detto che bello il velo. Se Dio stesso, Allah, ci ha dato la scelta di credere o non credere addirittura, figuriamoci di applicare quella regola o non applicare quella regola. Non porto il velo perché io credo che il velo non sia solo un fazzoletto di stoffa messo in testa, è uno stile di vita, dei comportamenti che comunque devi cambiare. C'è chi la interiorizza e trova che è giusto e chi no, come io ho delle amiche musulmane che non portano il velo. Io ad oggi non sono ancora in grado di fare questo passo. Nel Corano viene comandato alla donna di indossare il velo, non il burqa, quello che copre il viso. Sono delle tradizioni oppure una cultura del paese, della popolazione, ma che non c'entra con l'Islam. Da musulmano vedo degli eccessi, secondo me, esagerati. Bisogna anche capire che cosa è prescritto e che cos'è che viene trasformato dall'uomo. Niente sesso prematrimoniale, niente maiale, niente alcol. Hai mai infranto le regole dell'Islam? Queste? Quelle là. Non le ho mai rispettate, sinceramente. Sbagliatamente, ero piccola, ho mangiato il maiale. Il maiale, dico, sì, sbagliato. Era buono? Era buono. Ho mangiato prosciutto cotto, sinceramente era buono. Vi sono state vietate le bestie morte, il sangue, la carne di porco e quello su cui ci sia stato invocato altro nome che non quello di Allah. Non ho mai bevuto, anche se non si direbbe in alcuni momenti. La maggior parte delle volte chi dice di averle rispettate, in particolare quella del niente sesso prematrimoniale, il 98% secondo me non l'ha mai rispettato. La moschea il venerdì è piena, ma non vuol dire che tutti quanti praticano alla lettera tutto quello che c'è nel Corano. Personalmente ogni cosa che è sbagliata l'ho rifiutata perché non mi sentivo bene a farla. Se mi dava fastidio tutto ciò, non avrei mai abbracciato così tanto la mia fede. E devo dire che a tutt'oggi, Dio mi perdoni, ricordo con piacere i periodi dei panini con la porchetta. Ma Dio è misericordioso, è clemente. Di sicuro perdonerà questo. Farà più problemi a perdonare che cosa? Una persona che compie le stragi, uno che si fa saltare in aria. Guarda tutti i video di Cose da non chiedere su dplay.com.